chiamiamola la nazionale rossa, c'era, all'epoca c'era anche l'Alfa Romeo, la Lancia, Maserati e compagnia bella, quindi era creò un'Academy della tecnica già in quei tempi, insomma, proprio Ferrari, sì, all'epoca era proprio nei locali dove c'è il ristorante Cavallino oggi, c'era la scuola. Dove c'è il Ferrari Store? Era la scuola Ferrari, sì. Dopo è stata costruita Lipsia. Lipsia nel nome di memoria di Dino Ferrari, sì. Era appunto. Me lo dovrò tatuare prima o poi, ma è Gilles Villeneuve. Così dopo non ci sono più discussioni. Gli attuali, il grande cuore di Luca, gli ha regalato nel 2018 una copia del casco di Gilles. Questi sono siciliani, è il direttore di una radio di Torre Ribera, che è appassionatissimo anche lui della Ferrari, anzi addirittura diciamo che se fosse un religioso sarebbe un estremista, non lo so, tipo Magda il cavallino appena può. Prego Juan, ti ho interrotto. Chiamiamola la